Allora, raga, io capisco che una persona possa sbagliare, paga perché è giusto che paghi, però la cosa che mi dà fastidio poi è quando subentra un certo accanimento su questo personaggio, e stiamo parlando di Sandro Tonali. Ma prima di entrare nel discorso, iscrizione al canale come sempre, che aiutate la crescita del Benzinero, e vi ringrazio, e un pollice in su, che anche questo è importantissimo per il video. Allora, che Sandro Tonali abbia sbagliato, abbia scommesso e che sta pagando la sua condanna, come giusto che sia, come abbiamo sempre detto, pur amando il calciatore, però l'abbiamo sempre detto, se sbagli paghi. Quello che si sta verificando in Inghilterra io lo vedo come un accanimento su questo ragazzo che non fa bene, perché adesso la federazione inglese sta facendo un'indagine su Tonali per cattiva condotta per quanto riguarda le regole della federazione inglese su quello che sono le scommesse, perché praticamente Tonali scommetteva solo quando era in Italia, cioè quando l'hanno beccato era ovvio, naturale, che aveva scommesso sia quando era in Italia che nei pochi mesi che è stato in Inghilterra prima che lo beccasse. Cioè, scendete dagli alberi oggi che dal 12 agosto al 12 ottobre Tonali ha scommesso su 50 partite di Premier, e ha scommesso anche in Italia sulle partite in Italia. Cioè, è per quello che dico che è accanimento. Ormai sta già pagando qua. Adesso che volete fare? Fargli fare un altro anno di stop perché l'avete beccato anche in Inghilterra? Cioè, è una cosa che io trovo assurda. Cioè, penso che non c'era neanche da fare l'indagine. Beccato in Italia, scommettitore, basta. Se questo era ludopatico e si sta curando di ludopatia e sta scontando la sua pena, l'aveva scommesso in Italia come in Inghilterra, cioè la vedo un'assurdità, e mi spiace per il ragazzo, perché è stato giusto, ripeto, che abbia pagato, però adesso scontata la sua pena, facendo le sue storie di ludopatia, le sue cure, i suoi corsi, quello che è. Poi adesso basta, cioè lasciatelo vivere sereno. Se poi dovesse ricadere nell'errore, radiazione, non fai parte, non puoi giocare a calcio, perché se tu sei uno che scommette sul calcio sei coglione. Però ancora addosso a quel ragazzo, forse perché a me l'accanimento non è mai piaciuto. Si può dare una seconda opportunità alle persone che sbagliano. L'importante è che mettano la testa. Capitolo Zirzei. Dalla Germania vedono il Milan in pole. E qui vi dico, allora, che potessimo essere in pole, io posso anche crederci. Sono le cifre che sono uscite dalla Germania che mi lasciano un po' perplesso, perché parlano che il Milan è in pole per una cifra intorno ai 35-40 milioni. Non ci credo. Io davvero, raga, non credo che il Bologna venda Zirkzee solo a 35-40 milioni. Cioè, salvo che non ci sia proprio un'offerta, e allora dicono va bene, mi prendi 35-40 milioni, ma io credo che il Bologna tenterà di provare a cederlo al miglior offerente. Quindi chi mette sul piatto una cifra intorno ai 50-60 milioni? È per quello che prendo questa notizia, ripeto, proveniente dalla Germania, con le pinze. Zirkzee è un giocatore da Milan? Sì, e lo spero. E dopo il Giroud deve essere un giocatore come Zirkzee, ripeto, come Sesco. Questi giocatori qua che sono in rampa di lancio e possono fare la differenza.
Certo, ragazzi, arrivano al Milan e bisogna dargli un attimo di tempo perché sono giovani e non bisogna mettergli il Milan sulle spalle. Però anche noi abbiamo una certa fretta perché noi abbiamo bisogno di un bomber che ci faccia la differenza subito. Detto questo, Sacchi ha detto delle cose giuste. Parlando di mercato del Milan, ha parlato di quello che servirebbe al Milan per la prossima stagione e giustamente dice non ci vogliono rivoluzioni, servirebbero almeno quattro giocatori nei ruoli che abbiamo sempre detto noi, perché alla fine sono evidenti e sono agli occhi di tutti. Dopo magari si riesce a metterne un quinto che è sostituto di Teo Hernandez e quello lo devi fare, ok, lo devi fare, però è un quinto alternativa a un giocatore, quindi non serve che spendi cifre astronomiche. Ma come dice Sacchi, se tu prendi una punta, e secondo lui Zirkzee punta fantastica, punta ideale, un centrocampista intelligente e che corra, un centrocampista che io ribadisco debba essere alla Kessié, che riesca a coprire le voragini che a volte ci sono tra il centrocampo e la difesa. Quello ci serve, è intelligente tatticamente, che sappia muoversi in mezzo al campo. Poi serve un difensore centrale forte. E come dice Sacchi, non prendiamoli tutti dall'estero, perché se prendi solo giocatori che arrivano dall'estero, poi ci vuole il periodo di adattamento. Quindi Zirkzee va bene perché conosce il campionato italiano. Il centrocampista centrale va bene ed è uscito il nome di Marcos Thuram. È uscito il nome del Thuram forte. No, Marco Thuram, volevo dire. Il vero Thuram forte, che è suo fratello. Dopo, a parte gli scherzi, gli sfottò, anche Marcus è forte, Però io l'ho sempre detto, quando si parlava di Thuram, ho sempre detto, il Thuram forte, suo fratello, quello che gioca a Nizza, in mezzo al campo, un animale, costo del cartellino 40 milioni. Cazzo, quello sarebbe forte. Difensore centrale, come ha detto Sacchi. È per quello che io vi dico, buongiorno. Buongiorno, se arriva, è già pronto. È un giocatore già formato, ormai arriva da tot anni col Bologna, dove sta giocando bene, sono 2 anni che gioca bene. Nazionale, farebbe il caso nostro, affiancato a Tomori, facciamo una bella coppia di difesa. E poi il terzino destro, perché? Perché con tutto l'amore che voglio per Calabria, ci vuole un terzino destro forte, cazzuto, che butta dentro anche 4 cross agli attaccanti e che sappia fare bene la fase difensiva di alto livello. Poi Calabria, ottima alternativa, per carità. Raga, ditemi la vostra, sempre Forza Milan, ci vediamo domani, iscrizione al canale.